Enja, il signor Irando qui con voi, che vi dà il benvenuto in questa nuova puntata qui su The Walking Dead. L'ultima volta che avevamo giocato eravamo rimasti qui, quindi direi di andare avanti. Avevamo questa mucca, vediamo che cosa dobbiamo fare. Gli abbiamo ridato anche il cappellino a Clem, fra un po' è l'ora della cena, ma io voglio andare a vedere cosa c'è qui, che non abbiamo ancora visto. Proviamo a vedere. È chiuso, ragazzi. Kenny, wait. They're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff. Something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I'm a whole paranoico, Kenny. Right. How about you? What about Clem? La proteggerò in ogni caso. Tutte queste persone, soprattutto Clem. Abbiamo tutti la nostra famiglia, dice Kenny, effettivamente. Anche a me questo ragazzi, questo qua non mi piace, mamma mia, non lo so perché. Ok, dobbiamo andare a prendere qualche attrezzo per... Anche questo è vero. All right, professor, what you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Ok, ci sono quattro viti. Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. Ok, vorrebbe fare una roba stealth, tipo quando mi cimento in Payday 2, ragazzi, è il mio destino, niente da fare. Vorrebbe aprire, guardare dentro cosa c'è. Intanto qua il maiale qua. Diciamo che Kenny ha sentito un rumore. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, mama gets ok, up. Ragazzi, boh, Andrew, è ufficiale. Se si innervosisce... No problem, right away, doc. Significa che c'è qualcosa che devono nascondere dietro qua, raga. Aia, aia, aia. Mi sa che stiamo per scoprire qualcosa di non buono. Distrai Andy per farlo uscire dal fienile. Ok, noi dobbiamo distrarre lui per poter... vediamo cosa possiamo inventarci. Chiediamogli se è un cacciavite. No, non possiamo dirglielo. Gli chiediamo... Gli diciamo che deve andare via. All right. Be right back, Doc. Ok, raga. Allora, dobbiamo cercare di trovare... Vediamo se magari è qui. Anzi, che parliamo con Kenny. Dobbiamo cercare di trovare un... I still can't get that lock off the door. You probably just need a screwdriver or something. Ho capito. Dove lo trovo, Kenny? Mi serve un cacciavite, raga. Qua c'è niente. Magari dentro qua c'è qualcosa. No, c'è niente. Eccoci tornati, ragazzi, scusate il taglio, ma ci ho messo una vita a trovare questa cassetta. Probabilmente all'interno è, come vedete, c'è il nostro cacciavite, come lo chiamano loro, che per me non è un cacciavite, ma prendiamolo comunque, un attrezzo per lavoro. E non lo trovavo, ho girato mezzo mondo e non lo trovavo. C'è anche una sega. If a couple of tools out in the open is as unsafe as it gets, we'll be fine here. Would have been nice to have one of these back at the motor. Ok, perfetto. Allora, noi dobbiamo trovare una scusa. Secondo me dobbiamo andare a manomettere questo generatore in maniera tale che riusciamo a distrarre per un bel po' il tipo dentro. Oh, vediamo. Eccolo lì. Perfetto. Lo andiamo a aprire. E spegniamo, secondo me, di logica prima. Ok. Perfetto. E poi lo andiamo a togliere in maniera tale che distrarrà per un bel po' più di tempo il tipo dentro, che non mi ricordo mai il nome, tanto è uno stronzo, io non mi fido di quel tipo lì. Anche se finora, ragazzi, si è comportato bene, ma non so perché, raga, non lo so.
Guardate, intanto lui esce. Che cazzo di è? Ah, io non ho toccato niente. Non so niente. Ci vorrà un sacco di tipo. Oh, perfettamente quello che serviva a noi. Andiamo lì tranquilli, nel fienile, tranquilli, senza calcolare nessuno. Facciamo gli indifferenti e andiamo di là. Ah, non lo so io. Non ho fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Andiamo dentro, fienile, e proviamo, ragazzi, finalmente a vedere cosa c'è all'interno di quella porta che mi ha insospettito. Kenny ha avuto un'ottima idea a dire che c'è qualcosa dentro che non va. Magari niente, ragazzi, tutte seghe mentali, però proviamoci. Andiamo lì. Oh, che succede adesso? Cos'è che è sto rumore? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, è la cena. Let's get that. È pronta. Dai, andate a mangiare, Dad, tranquilli, ragazzi. Dad, come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ok, sono andati tutti a mangiare, ragazzi. Sono libero. Vediamo finalmente cosa c'è all'interno qui. Via. Vai, proviamo a svitare, raga. Dai. Vediamo cosa c'è dentro. Lo so, dai. D'ora in poi lui, ragazzi, per me sarà il nuovo Monocchio. Lo chiameremo così lui, Monocchio, lì lo chiameremo Monocchio. Perché se avete visto la serie in TV, ragazzi, il governatore ha un occhio solo perché gli è stato infilato un vetro. Bene, noi siamo i governatori e lo chiameremo Monocchio d'ora in poi lì. Oh mamma, ma cos'è questa... Sangue dappertutto, attrezzi da tortura. Dinner time. Aia, ragazzi. Che diavolo è? What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house, so you see. Nothing to worry about. Non mi fido. Non mi fido, ragazzi. C'era una sega tutto insanguinato dentro lì. Perché dovevano nasconderlo, voglio dire. Aia, c'è qualcosa che non va. You are an angel. Excuse me, miss. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Dai, è ora della cena, ragazzi. This is a delight. I could eat a horse. Where's Mom? Now don't you worry about him. Come non ti preoccupare. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Non è che ci devi insegnare come ci dobbiamo lavare le mani. Penso che siamo capaci, eh. Ok, ragazzi, io non mi fido. Voglio andare a vedere dov'è Kenny. Davvero. Andiamo di sopra. Vediamo dov'è Kenny. Andiamo a vedere dov'è Kenny. A parte che guardate come sale le scale. Sembra un imbecille. Ah, non l'avevo capito, perché non deve fare casino, perché sennò lo beccano. Dai. Andiamo su lì. Andiamo su, Monocchio, che voglio vedere. Voglio vedere cosa c'è qui. Raga, non so perché non mi fido. Niente, solo... Cos'è quella roba lì? Sono dei fili. Li colleghiamo, cos'è che c'è? Cosa succede? What the hell? Ma che cavolo è quella roba lì? What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tube, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Dei contadini di tutta questa roba. They need so much morphine for. Morfina. Ok, proviamo ad andare di qui, vediamo se c'è qualcosa. Camera da letto. Proviamo a entrare. Vediamo, perché io voglio trovare Mark.
Dov'è Mark, raga? Dov'è Mark? Oh, sangue. Oh, oh mamma. Oh mamma mia, aia. Ho una brutta sensazione, ragazzi. Cosa c'è qui? Sposta, sposta, monocchio. Aia. C'è una porta, c'è una porta. C'è una porta nascosta. Raga, la devo aprire o non la devo aprire? Apriamo, vediamo cosa c'è dentro. Aiuto, ho una brutta sensazione. Oh, è Mark! Cosa ci fa lì così? Aia. Le gambe? Non ha le gambe. Oh, porca. Oh, Mark. Che diavolo? The hell happened? Mamma mia. Brothers. Mamma mia, ragazzi. The hell happened to your legs, man? Non mangiate la cena. La carne. Mamma, no, non dirmi che è quello che stiamo pensando, ragazzi. Che ci si stanno mangiando le gambe. Si sta... Vai, 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 veloce. Mamma mia, che schifo. No, lì... No, non mangiate quella carne. Don't eat that! Ole. Lee, mamma mia. Did you find something? Sì che abbiamo trovato qualcosa. Che schifo. Ma stai zitto, battipalo del cazzo. Abbiamo trovato. Mamma mia. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. Puttana troia. You're eating him. That's crazy. The hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Cosa succede? Sono appena stato su. It's always something with this guy. Ma stai zitto. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. Andate a dare un'occhiata di sopra. His legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. Che schifo, ragazzi. Che gente di merda. It's true. Meno male, è vero. Psicopatica. He would have died anyway. We gotta think about. Ma che dici? Ma che schifo. Solo per una freccia nella spalla sarebbe morta, ragazzi. Dai, non scherziamo, che schifo. Questi sono degli animali. Andiamo via subito. Siete tutti malati. Guarda, nessuna risposta migliore. Siete malati di mente, ma veramente però. Molto sì, questa è malata veramente. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Siamo molto diretti, raga, ma è il minimo che dobbiamo fare, raga. Like y'all. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! Ahia, ecco, lo sapevo. A me lasciatemi stare Clementine, perché sennò veramente faccio un disastro qua. Non è uno scherzo. Mamma mia, lo sapevo che non dovevamo fidarsi. Sto battipalo continua, stai zitto. Porca. I don't want to die. Mommy, what did I eat? Andrà tutto bene. Il monocchio dice che andranno tutti bene, tutto bene. Oh! No, tutto ma non Clementine, io ti ammazzo. Maledetto. Maledetto, perché c'è un fucile. No, non ditemi che ci sono zombie, Non ditemi che ci sono anche zombie perché sarebbe finita. Aiuto, attenzione. Attenzione, ci sono dei bambini, aiuto. Oh mamma, è Mark. Aiuto. Mamma mia, questi sono degli animali. Cazzo. Clem. No. Bastardi, lo sapevo, scusate a tutti ragazzi, ma ho fatto la scelta di farmi aiutare perché erano tutti affamati. E intanto noi dove siamo qua adesso? Raga, siamo stati affamati, io mi sono affidato di questa gente per dargli benzina, siamo venuti qua, ho fatto un danno. Intanto vomita Lily. Oh cazzo. Niente, lo sapevo io che succedeva qualcosa di brutto. Mamma mia, se mi ha scottato sta puntata, porca vacca. Was a person. They tried to make us eat a person. Sì, certo, ma non l'hai fatto. The rest of us did, god damn it. If you hadn't dragged your feet. Ma stai zitto, deficiente. You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Ricordate che non ti hanno fatto di niente. Those psychos have my family and we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here. Ho capito, dobbiamo andare. This goddamn thumbsucker was the one who brought us here. Will you all just shut the fuck up?
I'm scared. Battipalo ce l'ha sempre con noi, non c'è niente da fare. Ok, dobbiamo scappare da qui. Però ragazzi, questo mi sembra il momento buono per interrompere, diciamo, l'episodio. Cavolo, in questo episodio, ragazzi, ne sono successe di ogni, veramente. Cavolo, questi sono degli psicopatici, ci volevano far mangiare le gambe di Mark, che dicono che sono dei malati, ragazzi. Questi ci ammazzerà uno per uno per mangiarci. Quindi niente, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, spolliciate e condividete il video, ragazzi. Per me è un onore sempre. Grazie mille a tutti per tutto. Ormai io lo ripeterò sempre in tutti i video, perché quello che io penso. Quindi niente, allora adesso questa volta davvero penso che per questo episodio possa bastare. Da Random è tutto, enjoy ragazzi.